Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo Cose Nuove. Oggi continuiamo la serie dedicata alle mostre tema Gran Bretagna e andrò a provare niente po' di meno che la Juice Mostra Energy Juice Chaotic. Sì, dovrei fare il confronto con quella polacca, penso, ma non lo faccio. Anzi, questa polacca non ce l'ho. Datemi un attimo. Ok, sì, ci sarebbe, però non ho tempo purtroppo a causa della fretta di fare il confronto. Perché divento scuro? Non mette più a fuoco, perfetto. Cioè, dentro, oh. Ok, mi avvicino. Ok, perfetto. Questa di qua, di nuovo. Ok, devo regolare la luminosità io stesso. Oh. No, vabbè, ma sta scherzando. Ok, no. Non ha. Ok, cerco di non mettermi troppo a fuoco perché divento troppo. Adesso che abbiamo imparato a vedere nel dettaglio la lattina, veramente, divento una lampada. Ed eccomi qua, purtroppo mi dicevano non fare il confronto in questo caso per motivi di tempo, purtroppo, perché altrimenti questo video durerebbe 10 minuti e passa ogni volta. Questa è la lattina, in ogni caso comunque sapete come sono, diciamo, le lattine. Chaotic Tropical Orange, qua abbiamo il classico price tag, i disegni delle farfalle, qua molto semplice. Forse quello polacco è leggermente più dettagliato come disegno. Juice Monster Energy più Juice. Con le lattine della linguetta, con le linguette lattina normalissimi. Poi abbiamo scritto Taurine, Vitamins, B e poi L-carnitina e basta. Qua poi abbiamo i valori nutrizionali, gli ingredienti. Latte da 500 ml. Qua abbiamo la scansione del prezzo. Poi, dopodiché, il produttore della lattina è Campa. E poi adesso da leggere quello che c'è scritto qua. Juice Monster e Energy Juice back in 05 the original Monster with Juice shock up the game by combining grit testing juice with energy drink functionality and attitude. Now over a decide later we decided it was time for a little makeover of the classic. We lightened up the flavor and adjusted the blend. Tocco a test that is better experienced. Then described, of course, our most energy DNA. Remain uncharged for our new paint job. We called on long time friend and legendary street artist Risk. Poi, its iconic West Coast style and vibrant presentation perfectly captures the spirit of our original chaos, reborn as chaotic. Penso che fa capire che questa è ispirata alla Chaos. Qua abbiamo una scadenza, lattina che scade nel 2025, la sto consumando il 12 di febbraio. Adesso faccio velocemente il confronto, purtroppo ho fretta, date un attimo. Ok, ecco, capite bene che fare il confronto per me è un casino, perché devo, a volte alcune latte si trovano sotto altre, quindi è un casino spostarle. Qui abbiamo le lattine, vediamo se cambia qualcosa del disegno. A parte la price tag, mi sembra tutto identico. Qui alzo un pochettino, anche qui è tutto identico, anche il disegno. Poi giriamo da questa parte, anche qui tutto uguale, cioè, il produttore forse è anche lo stesso. Non metto a fuoco, aspettate un attimo. Campa e Campa, sì, tutte e due Campa, ecco perché sono identiche. Ho notato che comunque molto spesso le lattine cambiano leggermente il design se c'è un prodotto della lattina diverso. Qua abbiamo la trascrizione, non ci sono i link dei social. Poi qua abbiamo chiaramente sempre 500 ml, anche abbastanza uguale anche la questione degli ingredienti e valori nutrizionali dove sono scusate, posizionati. Ho appena finito di pranzare per questo anche. E niente, queste sono le due Juice Mostre caotiche, per ora posseggo, poi chiaramente in futuro cerco di mostrarvi tutte le altre. Con adesso che abbiamo inquadratura andiamo a provare questa Monster. Ok, scusate se non so parlare oggi, ma ho fretta per questo. Essendo di fretta, purtroppo non posso farci nulla.
essendo che sto registrando, quindi questo video nel periodo del carnevale, sì, sto video lo vedete forse ad aprile maggio, ma sto registrando nel periodo del carnevale e io mi occupo anche di riprese di eventi, tipo recessioni, carnevale, altre cose. E siccome ci sono ben tre riprese che devo fare, una l'ho fatta ieri, un'altra è oggi, non ho tempo per niente praticamente per ora. E per questo motivo sono di fretta. Comunque voglio specificare una cosa, da oggi in poi penso che non farò più confronti di differenze di latino, ripeto. Non si dire che non lo farò più completamente, lo farò sempre questa sorta di confronto delle due lattine, però probabilmente oppure diciamo o valuterò di farlo con alcune lattine soltanto oppure lo farò comunque poi in generale, nel senso che lo porterò in proviamo così come plus o forse sempre in questa categoria per fare il confronto di tutte le lattine di quella categoria uguali di ogni nazionalità. Anche se preferirei di non farlo perché si potrebbero mescolare con le nazionalità che poi sto diciamo catalogando. Adesso con Gabriel Lattina andiamo a provare questo adesivo, anzi per provare se riesco a staccarlo, sicuro di no, come nell'altro caso. Più che altro perché già vedo che è molto molto attaccato, quindi mi sembra difficile che riesca a staccarlo senza fare danni. Ok, farlo piano piano, si sta staccando, non c'è bisogno proprio di... Non ci rimane nulla di nuovo. Ma perché diventa... Ok. Ogni tanto sta fotocamera mi fa diventare scuro, boh. Ok, adesso vado ad aprire la lattina. Provo a fattiva. Si odora di arancia. Essendo una mosca dovrebbe essere l'arancia. Se non mi sbaglio, la Chaotic, questa di qua, è stata una delle pochissime juice che non mi sono completamente piaciute. Quindi posso intuire che fa... Sarà orrenda come l'altra, polacca chiaramente. Adesso farò la prova fattiva. Infatti, allora, si sente l'arancia. Forse nel caso di quella polacca non di questo non fui molto specifico e attento nel gusto. Si sente l'arancia, ma c'è, come dire, forse anche il frutto della passione, questo è il problema, che la fa, come dicevo in quel video, somigliare alla Mixed. La Mixed è la peggiore Monster che abbia mai bevuto, vi giuro, è la peggiore in assoluto. Devo dire, se devo essere sincero, diciamo che rivaluterò il mio voto. In questo caso sto rivalutando il mio voto, perché in che senso? Invece di dargli la Chaotic polacca, forse di un 4, un 3. In questo caso voglio essere più clemente, perché il gusto di arancia si sente, cosa che forse non terrei molto conto di quella polacca, purtroppo. E quindi questa Juice Monster Energy più Juice Chaotic Gran Bretagna, il mio voto finale è un 7 su 10. Non do spiegazioni, il motivo è quello del gusto di quella sorta di sciroppo per la tosse orrendo. Però ripeto, do un voto più alto perché l'arancia si sente, quindi il gusto che dovrebbe essere principale c'è. Anche un'altra cosa che notai ora, ecco, una cosa che non avevo fatto caso, c'è una differenza importante. Di due lattine, questa di qua non posso farlo rivedere perché dovrei ricambiare un grado. L'avete visto comunque prima. In quella Gran Bretagna c'è scritto Tropical Orange, in quella invece praticamente come dire polacca. Invece non c'è scritto. Poi ora che sto guardando bene, hanno anche la scritta Juiced con un fondo più marcato col grassetto anche. Però il resto comunque le lattine sono identiche e niente. Questa di qua l'ho presa online, se siete fortunati in qualche negozio magari straniero può essere che la trovate, oppure la prendete comunque online. Ve la consiglio di provarla, sì, ma non è eccezionale per me. Può essere che nel vostro caso se la provate vi piace di più comunque. Va bene, se questo video vi è piaciuto vi lascio un mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!